deciso sulla prossima Gigino, diventeremo dei draghi! Creeremo la nostra famiglia e cresceremo sempre di più! Lo personalizzeremo il nostro piacimento fino a diventare i più fighi del mondo! Andiamo! Max! Oh mio Dio! E cosa c'è, Gigino? Cosa hai visto? Mi sono innamorato. No. Ma io ti ho portato a giocare sul giochino dei draghi. Come fate a innamorarti? Scusami. Hai visto una bella donzella su Instagram? Sì, si chiama Cocovira. Che nome strano per una donzella. Ma aspetta un attimo. Allora, qui c'è Saurium. Qui c'è Rocilus. E qui c'è Cocovira. Gigino, non ti puoi innamorare di un drago. Che poi, posso dirti la verità, è pure quello più brutto dei tre. Ma non è vero. Ma non sì, dirlo. Ma guarda gli altri. Ma questo cos'è? Questo è un pe? E questo cos'è? È un pe ghiacciato. Dai, su, che schifo. Oh, Saurium è il più figo di tutti. E io diventerò Saurium, Gigino, perché oggi dovremo creare il drago più figo del mondo. E dovremo mettere anche un nome. Se tu lo scegli, qui ci può mettere un nome personalizzato. Allora, visto che si chiama Cocovira, ok, diciamo che questo potrebbe andare bene. Va bene, io invece lo chiamerò Sauron. Okay, ok, io sono andato. Io lo chiamo Sauron. Wow. Che è il nome più figo che c'è. E adesso yeah. Allora, tu sei con il tuo cocotondo. È Cocovira, cocotondo. Va bene, mentre il mio è Sauron. Sicuramente il nome è più figo di tutti. E guarda, possiamo già cavalcarlo e volare. Ma il mio cocco non vola. Eh no, ma mi sa che neanche il mio vola. Mi sa che siamo ancora all'inizio. Dobbiamo crescerlo un po' e fargli imparare tutte quante le azioni principali. Tipo volare, fare delle uova, fare dei figli. Ma io non ho voglia di imparare, voglio volare. Gigino, nella vita bisogna imparare le cose. Non è che così succede tutto per magia. Ma adesso il primo obiettivo è quello di passare all'interno dei ring. Vieni, vediamo se sei un bravo dragone ammaestrato. Ma certo, io ho a casa un dragone, l'ho messo ogni giorno. Oddio, aspetta. Oddio, oh mio Dio. Imparato a volare, visto? Solo il mio può imparare così velocemente, ovvio. Ma no, ma anche io sto volando, non è che... Che sei più veloce. Oh. Ma c'è un uovo? No, è del cibo. Hanno il uovo. Non lo so se è del cibo. Ah, devi cliccare nelle cose qui al volo, perché sennò non riesci a prenderlo. E l'ho preso. Il lemon. Cosa devo fare? Aiuto! Devi cliccare il mirino, Gigino. So che sei stanco, non vedi bene. Vai. Preso. Ok, mamma mia, quanto è figo essere dei draghi. Dobbiamo passare dall'essere degli uccelli a dei dragoni, eh. Ma, un bello level. Ma io sto seguendo la freccia, Dove devo andare? Allora, qua dice: questo uovo deve essere incubato in ordine tuo hatch dragon. What the fuck? Vabbè, allora, sicuramente dobbiamo andare avanti e seguire la freccia. Poi, eccola! Oddio, cosa? Cosa c'è qui? Jai-Jain? Oddio! Non mi chiamo Jai-Jain! Qui ci sono dei portali? Sì, e questo è il mio portale. E questo è il mio portale Plotto. Ok, allora, io devo entrare in Plotto? Vai, entra nel tuo plot. Entro in plot, ecco. E adesso? Questa è la nostra casa. Oh mio Dio, che figo. Io creerò la casa più figa della tua giornata. Ma non è una casa, devi mettere l'uovo a schiudere. Ma tu metti l'uovo a schiudere e poi sicuramente dopo si crea una struttura. Si creano cose. Non è possibile. Io amo il mondo dei draghi. Gigino, sto per diventare un drago. Io ho fatto un figlio. Bronag. Equipaggio Bronag. Ma in che senso? Oh, Bronag. Il mio si chiama Gellroot. E ti posso dire una cosa? Sembra un capibara. Ok, adesso ho Bronga sulla testa. Che bello. Guardalo come è piccolino. Adesso io vado nel tuo plotto. Ma come ti permetti? Dov'è? Eccolo qua il plotto. Fammi entrare nel plotto. Ho preso il mio figlioletto sulla spalla. Oddio. Io ce l'ho sulla testa. Aspetta, lo voglio mettere anche sulla testa. Faccio così, poi lo riprendo e lo piazzo in testa. No. Guarda il mio. Ehi! Ma cosa fai? Ma spari fuoco? Lotto.
Scusa un attimo, come mai a sparare fuoco? Aspetta, vabbè, comunque aspetta qua che mi ti dice... brucio il culo. Aspetta. No, siamo dei draghi, non possiamo prendere fuoco. Qua fa, quando sei pronto, tu puoi tornare indietro ed esplorare il resto del mondo. Allora, amico cocco tondo, yeah, sei pronto? Andiamo! L'esplorazione sta per partire. E adesso al mio 3, 1, 2... Parto prima gli occhi. Che figo! Max, ho fatto un chest opening! Ma non siamo su Clash Royale! Ho aperto una cassa! Ma come cavolo hai fatto a trovare una cassa, scusa? Vieni! Eccomi, arrivo! Guarda, c'è cassa! Ma non la vedo! Ma come non la vedi? È qua davanti! No. E la vedi solo tu, Gigino! Oh, porca mia, allora ti do fuoco! Vieni qua! No, ma non ha senso, ma scusami! Oddio! Io stavo cadendo malissimo. Allora, guarda qui, io mi sa che il mio fuoco non è fuoco, cioè? Io credo che il mio sia un drago di tipo erba. E invece di sparare fuoco, caccia il grano. Tipo sì. Che schifo che fa il tuo drago. Caccia delle foglie. Ma Max, c'è coccodrillo. No, è questo di copia. Tu sei adesso lo faccio fuori. Ammazziamo il coccodrillo e ammazziamo pure questo qui davanti. Oh yeah. No, conquistare il mondo. Oddio. Ho trovato un passaggio segreto. Come? Dove? Qui sotto con una cassozza. Fammi vedere. La pezzina. Mi ha dato 432 monete e 18 bende. Manca me. Io anche prima ho preso delle bende, ma non so cosa serve. Beh, sicuramente per curare il tuo drago in caso dovesse farsi la bua. Ah, infatti il mio ha già subito un po' di danno. Sei stato tu? No, l'ho fatto. Non ti ho toccato il drago. Ma non te lo tocco il tuo drago schifoso, ma mi fa schifo. Tu perché dovrei. Guarda, lo posso guarire. Qua mi servono delle bende. Forse me ne basta soltanto una. Faccio un po' una mossa del medico. E olè! E come si... come hai fatto? Non te lo dico. No, tu adesso... Ok, sei morto. Easy. No, non puoi ammazzarmi. Non posso? Perché siamo amichetti traghetti. Adesso ispeziono il tuo Sauron. Allora, il tuo Sauron è olive, limone nero. Olive e limone, gli piacciono le olive e i limoni? No, mi sa che tende il colore, zio. Ah, ok. Lo lancia. Ma qui si perde vita con sti mostri. Ma grazie. Oddio, c'ho un cinghialozzo. Ammazzalo. Ammazza il cinghialozzo. Ok, ammazza fatto fuori, la fatto volpe. Fuori. Via la volpe, madonna mia, ma com'è brutto. Ma la volpe sono scarse, il cinghialozzo che è un po' più forte. Oh, coccodrillo. Corico. Il coccodrillo come fa? Pa. E qui invece si possono bruciare queste cose sopra l'albero. Ma che roba è? Roba che si schiude? Non lo so, sembra... Prendo tutto io. Scusa, ma posso fare anche il ruggito? Aspetta un attimo. Sì, puoi ruggire con R. Mamma mia. Sono il ruggitore. Non me sei solo stupido, fra. Allora, qui mi ha messo una freccetta di lato su stagione 32. Ma c'è per caso... Posso reclamare delle monetozze e me le prendo tutte tante? C'è il pass battaglia. Ma non ci posso credere, ma c'è il pass dei draghi. Ma stiamo scherzando? Bellissimo, qua i miei draghi Brongang. E non posso nutrire Brongang. Slongling dong. Diamo un limone. Ho capito come si cura, easy. Ok, ma scusami, noi adesso stiamo raccogliendo un sacco di monetozze. Sì. Ma queste monete poi per cosa le possiamo utilizzare? Sai che non lo so, me lo stavo chiedendo prima e speravo che tu lo sapessi, zia Pera. No, capiamo un attimo. Allora, si può scegliere la nostra gilda. Gigino, clicca di là, possiamo scegliere la gilda. Sì, ma è cresciuto il mio Brongang. Ma come è cresciuto il Brongang? È cresciuto il Brongang. Ma che bellino, come crescono in fretta questi Slumbling. E adesso cosa faccio? Dove? Posso personalizzarlo. Dai, ma lo voglio personalizzare. Ma non ho sbloccato niente, non posso. Vabbè, sei inutile. Allora, Gigino, torna un attimo qua perché noi possiamo entrare nelle gilde. Okay. Vieni qua. Entriamo in una gilda. Clicca di lato su il terzo coso. Ecco qua. Allora, c'è la gilda mistica. Sì. La gilda reale e la gilda ferrea. Io mi sa che vado nella ferrea. Allora, pensa un attimo, perché devi capire come ti senti. Tu ti senti un re, una creatura mistica o un pezzo di ferro? Un pezzo di ferro.
però ti ho detto le cose incredibili. Un tu mi dici pezzo di ferro grezzo. E allora noi diventeremo. Ma noi siamo pagare. Ma servono 1000 monete. Ma che? Ma tu ce li hai pure? Ho. Non potrei cambiare. Sì! Ma io non ce li ho! Let's go! Posso fare le risse! Ma come puoi fare le risse? Ok, dopo, dopo facciamo un fight. Assurdo, perché tu non prendi le monetozze? Ma ne prendo un po'. Me ne mancano 140, tipo. Non 104. No, me ne manca tanto. Allora, il mio Sauron, in teoria, può crescere. Oh! Okay. È cresciuto il Sauron! Ma il Sauron o il piccolino? No, no, il Sauron. Ed è cresciuto pure il piccolino! Ma come sono belli! Che il mio è stupido, non cresce? Perché sei stupido e basta. Allora, qui invece possiamo... Ah, migliora la capacità degli accessori. Ne possiamo prendere 5, però al prezzo di 500 monete. Secondo me non conviene, io vorrei entrare prima in una gilda. Allora, io ho ancora 900 monete che posso usare. Ancora? Quante dove cavolo le prese? Io ho i miei agganci segreti con la Nasen. La Nasen, vabbè, vabbè. Allora io vado un attimo a farmi un giletto, perché ho bisogno di farmare monetozze. Ne ho proprio bisogno. Io ti seguirò, sì sì. Vai, vai, esploriamo questo mondo bello e mistico. Mica è ferreo come noi. Ma cosa ce l'hai contro il ferreo? Niente, però tu mi stai rubando le monete. Ma non è vero, e tu non è vero. Ok? Non è io ho bisogno di monete. Io devo sciupare il cappotto al mio drago. Non sei l'unico che ha bisogno del cappotto. Devo sciupare il cappotto. Anche, oddio, qui cosa c'è? Una roba segreta? Ma sai che cappotto fa rima col finocchio? Ma non è vero. Quello che si magna. Ma chi te le ha insegnate le rime, Gigino? Ma non fa mai rima con finocchio. È stato mio nonno. Oh! Che? 25 monetozze. Le ho trovate tutte. Le ho trovate dentro un pertugio. L'ho trovato anch'io il pertugio. Ma qui ci sono un pertugi particolari. Ma nessun pertugio che mi dà la vera e propria riccanza. 25 monete. Una cassa. Perfetto. 400 monete easy. Vabbè, ma non è possibile. Scusami, come fai a trovare tutte queste robe? Easy, 400 monete easy. Sì, ma le trovi così a caso. Ma dove sono? Ho trovato nella cassa. È nella cassa. E dov'è la cassa? Scusa. È nel pertugio dove eri prima. E perché tu lo trovi e io no? Perché io sono Ossas. Chi sei? Sono Ossas. Ma scusami, ma questo drago qui quanto cavolo è figo. È papà. Ho sbloccato 2000 monetozze. 2000 non è possibile. Tutte quante per me. Non è possibile. E adesso io entro nella gilda ferrea. Ah. Let's go skill. Ma scusami, ho una domanda però. Sì. Se io entro nella gilda ferrea, poi non posso combattere con te che sei della gilda ferrea, o no? Ma in realtà non si può combattere. Ma come no? E no, che c'erano i combattimenti? No, ho detto risse. E vai, facciamo una rissa. Ma sono fra 9 giorni. Ah, allora via. E allora Max, della gilda di Barros. Max, la nostra gilda è quella che ha meno membri della più scarsa. Vabbè, io mi fido di te. Cioè, io mi fido di te e tu mi fai entrare nella gilda di ferro. È normale che se c'è la mistica ci sono quelle fighe. Non è la stessa cosa. Capito? Ma il ferro è figo, eh. Sì, certo, come no. Io mi sono un attimo dimenticato come si fa a mangiare il nostro bro. Come si fa? Devi schiacciare su di lui, uccidi okay, e via. Ok. Non si può uccidere, madonna. E mangiate sto limone. Max, quante ne ho? Dovrei farti una domanda. Mi dica. Il tuo piccolino si vuole accoppiare con il mio Brongang? Cazzo. Ho trovato il tasto a coppia. Ma scusa, ma che di che sesso è? Aspetta che te lo dico perché non lo so. Allora, è un maschio Brongong. Ah. Vediamo se il mio. Vediamo se il mio è. E anche il mio è maschio. Proviamo ad accoppiarlo, dai. Vabbè, dai, di questi tempi. No, non possiamo. Uff. Di questi tempi, dai, si può far fare. No, tempi, non possiamo. No, vabbè. No, allora, io intanto l'ho fatto crescere ancora di più. Mamma mia, quanto sono figo. E gli cambio nome perché si chiama Rocirus, ma non mi piace. Io tengo Brongan. Io lo chiamo Alcruz. Alcruz. Alcruz.
Mamma mia, che nome particolare. Ti piace Alcruz? Sì, bellissimo. È carino, è carino. Mi è venuto dal profondo del mio corazon. Ed eccolo qua, Alcruz. È diventato Madonna, che figo Alcruz. Devo dirti la verità, è più bello del Sauron. E quindi vuoi buttare via il Sauron? No, poverino, non mi sembra il caso. Oh mio ma Dio. Scusa, ma se io volessi shoppare qualcosa, ma no! Posso? No! Ma come no? Io voglio diventare il drago più figo di tutti! Oh, per 114 Robux sblocchi numine! Dove, quando, come, chi, come? Basso a destra, pacchetto iniziale. Allora andiamo subito, ma a me costa di meno! Quanto costa? 99. Ma mi sa che io ho più roba però. Ma stai zitto. Allora, io la vado subito a prendere perché voglio un nuovo draghetto. Ma mi sembra un po' brutto. Vabbè bro, ma fidati, se siamo in tanti è più bello. E ho sbloccato pure degli accessori, delle uova, dei temi. Buono. Eccolo. No, dov'è? Non c'è. Aspetta, eccolo qua. Aspetta che tiro tutto fuori Brongong. Aspetta, come faccio a cacciarlo fuori? Vieni Brongong, vieni. Allora c'è un problema. Eccolo. Ma è mio, è Brongong. Ma è Bronag, non è Brongong. No, è Brongong. Allora, Gigino, se permetti io vorrei tornare un attimo nella mia base. Ti ricordi come si fa? Dobbiamo andare nella zona dei portali. Andiamo, ti ricordi dov'è? Absolutely not, bro. Ma come absolutely not? Ma in teoria dovrebbe essere qua, dai, su. Dai, sì, è vero. Pure io mi ricordo più o meno in queste zone all'incirca. Allora, qua c'è il coso dove abbiamo farmato come dei draghi. E lol. Siamo dei draghi, va bene? Ok, di qua e di qua. Mamma mia, c'è il senso dell'orientamento di un Brongong. Ma Brongong è vivo. Ma sì, mi sa che l'ho lasciato lì. No, è qui, davvero. Ah, okay, bene. Brongong, ci siamo persi, giusto? Aspetta che qua vedo che c'è un icona. Ecco, l'ho trovato. Oh sì, il plotto. No, sono entrato nel portale di uno che non me ne frega assolutamente niente. Vado via. Andiamo subito nel mio vado plotto. Vado via. Yeah. Tu entra nel tuo plotto, io entro nel mio. Dove cavolo è il mio plotto? Oh là, bene. Eccolo qua. Allora, io adesso che ho questo plotto, vorrei cacciare il mio nuovo drago. Però penso che devo farlo schiudere, forse? Sì, devi avere l'uovo e devi farlo schiudere. Allora, eccolo! Qui c'ho l'uovo delle praterie. O mi esce una tigrilla o un saurium. Allora, aspetta che io vado. No! Gigino, io l'ho incubato. Vieni qua perché dobbiamo scoprire insieme chi è questo bimbo. Aspetta che voglio cavalcare Brongong. Ma scusa, ma quanto ci mette a schiudersi? 4 ore e mezza, dicono. Non credo, qua mi dice. Ah, 41 secondi, ok. Massimo, okay. Posso cavalcare Brongong. Ma uffa. Ma è un po' sfigato Brongong, mi sa. Ho capito, ma che cavolo. Vabbè, non vai. Dai, vieni da me. Arrivo. Alcruz può crescere, grande Alcruz. Ma tutti possono crescere quando sono piccoli. Trascina un sacchiotto in bocca al tuo drago. Ma che cosa brutta. Ma aspetta, gli ho messo l'orso in bocca. Si è addormentato. Ragazzi, cosa succede qui? Gli è partita anche la ninna nanna. Sì, ma voglio farlo crescere. Vai, cresci Alcruz. Sto incendiando Alcruz. Ma non darmi. Ma quello è Sauron. Vabbè, Alcruz. Ma adesso facciamo. Oddio. Oh, drago è qui in città. Ma dov'è? Che cacchio è? Non c'è. Scusami, io c'ho mi sa che l'ho Dark Wing e Numini. Mi sa che l'ho brustolito. No, lo chiamo Mr. X. Non è un nome da drago. Lo chiamo Mr. X e Mr. Y. Perché non so dove siano. Grande. Non so dove sono. Scusami, li ho presi, li ho sbloccati e non si vanno a vedere. Sono Mr. X. Sono P. Cioè. Ma non è che posso avere solo due draghi alla volta. Leva Alcaruz. Oddio. Cosa? Posso costruire veramente? No, non ci credo. E qua si builda tutto. Ma cosa devi dare? Io non devo nemmeno usare resources. Non c'ho le risorse, cavolo. Però aspetta. Ah, vedi. Bisogna prendere gli oggetti per poterti craftare i pavimenti, le cose. Che figo. Ho in mente una cosa. Cosa? Oddio, un duel. Mamma mia, preparati, cacchio. Dove sei? Ti sto prendendo il fuoco, Brustolicino! Mi ha
uscito! No, ma... oh, what the fuck? Ma sei uscito via! No, sono qui! Oddio! Mamma mia! Sai qual è il colmo per un drago? Avere un naso fuori dal comune? Essere battuto da un drago che si chiama Alcaraz! Ma si chiama Alcaraz, bro! Stai zitta! No! No! Ma sono sceso! Ho sbagliato! No, ho vinto! Ma com'è possibile? Ma è Alcaraz, che scemo! Ma è Alcruz! Ma Alcruzez! Vabbè, Cruzez! Fammelo un attimo di animare Alcruzez, perché qua poverino. Povero Alcruzez. Povero Alcruzizzo. Se ben saputo che Cocco Tondo era al top. Ma scusami, io ho 5 draghi. Dove cacchio sono gli altri? Come no, li faccio? Sono timidi. Ma dove sono? Ma dove sono? Ho i draghi, datemi i draghi. Vieni qua, aspetta, cosa altro posso fare con te? Posso accoppiarmi con te? No! Oh, possiamo scambiare! Ah, per avere i cose devo possedere il mondo vulcano. Ma non ti do cocotone. No, dai, no, vieni. Non ti do cocotone. Non ti do cocotone. Discutiamolo un attimo. Io ti do Sauron. Ma mi serve una femmina, io non ne ho. Dai, non mi puoi dare cocco tondo? No. Io ti do al cruzzizzo. Non lo voglio. Allora niente, non ti posso dare al cruzzizzo. Vedi cocco tondo, prima ti... Aspetta che gli do un orso, ecco qua. Ma cosa gli dai un orso? Vabbè, senti, io me ne esco dal mio plotto e me ne vado all'avventura, perché ho bisogno di farmare un po' e di esplorare questo mondo. Ma vogliamo parlare del fatto che sei stato umiliato o no? Vabbè, ma senti, tu sei di tipo fuoco, io sono di tipo naturalistico. Non è vero, Alcruz non è tipo erba, stava sputando fuoco, stai dicendo cagate. Ah, hai ragione, vabbè, ma senti, ma perché Alcruz è piccolino? È ancora di livello 1, Alcruz. Tu c'hai quello lì di livello 3, 4, ma, 2. Ma Alcruz è livello 2, anche il mio è livello 2, bro. Non è vero, bro, non sì, è vero. Sì, sì, no, sono abbastanza sicuro. Oh, sto pigliando limone. Io sto rompendo delle cose, mi sta dando dei materiali. È assurdo, come li trovi tutti tu questi? Io spacco. Guarda qua il legno, guarda qua quanta roba. Ma perché mi da solo il limone? Wow. A me, ma io legno, non voglio il limone. Rame, ma... mi ha dato. Ma dove sei? Io non te lo dico. Ma dai, allora. Ma guarda che mi puoi vedere nella mappa, scemo, A me non ti trovo. Sei stupido. Aspetta. Allora, qui c'è un robo strano. Aspetta che lo butto sotto, mamma mia. Cos'è? Prendi che c'è? prendi fuego tutto quanto. Vai, guarda come lo smonto. Altre foglie, sì. Rame, sì. Vai, recupera un attimo Alcruz, vai Alcruz. Vai. Ma fallo sta tranquillo quel povero drago. Ma lui è tranquillissimo, sto soltanto farmando un po' di materiale. Finalmente anche io posso prendere un po' di materiale. Oh, mamma mia, che bello. Ma quindi facciamo build battle? No, non credo. Penso sia un po' difficile, che bisogna farmare un po' di più prima di fare la build battle. Però, vabbè, non è detta l'ultima. Magari riusciamo comunque a farmare abbastanza. Ok, io ho un sacco di mats. Tipo, dove si vede? Non so. Inventario, ecco qua. Allora, ho 31 di rame, 37 di foglia, 26 di legno, 6 di ceneri. Ma non è tanto, secondo me. È tanto. Ma secondo me no. Allora, ascoltami, dobbiamo fare prima un explorations. E dove? Anzi, ti dirò una cosa. Nel mondo degli elfi? No. Ti dirò una cosa, Gigino. Vieni con me ed esploriamo il mondo insieme. Cassa. Monetozza, mi ha dato la pancetta. A me mi ha dato solo carne e pozione colore secondario. E perché te delle pozioni e me no? Mi sembra giusto comunque, cioè. A me non sembra per niente giusto. Allora, aspetta un attimo, io voglio vedere un attimo qua. Perché io in teoria, sì, qua c'ho le uova, qua c'ho gli effetti accessori, c'ho un collare. Ma posso mettere un collare? Max. Metti tutto il collare. Max. Che c'è? Max. Cosa c'è? C'è la tana del boss. Dove? Ero letteralmente davanti a te. Oh mamma mia, Gigino. Vogliamo affrontare il boss. Vado. Per diventare i più forti del mondo. Crea. Non possiamo? Amici, crea. Entra! Crea. Entra! E come entro? È iniziato. Ma non posso entrare! Come ma entro? Ma è dato un boss! Ma bro! Porca miseria!
Ma è enorme! Ma dovremmo farlo insieme almeno, mamma mia. Ma tu non sei entrato! Mamma mia, faccio vedere io questo brutto pezzo di fango! Mamma mia, ma è fortissimo! Il mio Alcaruz! Ma tu c'hai ancora Alcaruz? Ma perché non hai l'altro che è più forte? Ma non so che fine abbia fatto! Ma è nell'inventario! E come lo faccio a prendere? Ma tu sei tutto scemo! Allora, aspetta, guarda, guarda. Lo sto infuocando tutto! Porca vai, miseria. Infuoca! Infuoca tutto! Vai, fatti valere Alcaruz! Aia! Io sono già al primo stadio del boss! Io no! Madonna, ma quanti animali ci sono? Madonna, mi sta facendo malissimo. Aspetta, no. Io devo piazzarmi un attimo qui sopra. Devo scendere dal mio Alcruz Mesnuz e devo curarlo. Non puoi curarlo. Ma come no? No, hai tre vite. Ma stiamo scherzando? Ma hai tre vite di costellamenti. Cioè, quindi poi posso rinascere? In teoria sì. Ma siamo sicuri? Ma che ne so io? Ah, sì, vedi. Ho tre vite. Oddio, si è scudato. Sì, anche da me. Mo' devi fightare altri ghibellini qua. No, i cinghialozzi. Quello è il problema. Ho 22 di vita. Mi sa che mi tocca cadere. Io ho già perso una vita, eh. Sì, ancora no, però sto facendo molta fatica. Allora, qua c'è un coccodrillo coricorico, ok? Smettila, non ha senso. Però Gigino, dobbiamo fightarlo insieme sto coso. Ma sei tu che te ne sei andato! No, sei entrato prima tu. Appunto, io ho fatto la stanza per primo, quindi dovevi entrare tu. Ma non mi hai invitato, come faccio a entrare? Cioè, letteralmente ho messo sezione gli amici. Ma non mi è arrivata niente per entrare, scusami. Sei stupido, lol. No, tu sei stupido, sei un giant. No, mamma, sei stupida. Sei un gleng. Tu sei un Alcaraz. No, non ti permette di toccarmi Alcaruz. Oh, lo sto facendo, sono ancora morto, eh. A me qua stanno ancora i ghibellini. Ghibellini. E guelfi. danni, mamma mia. Lo faccio sentire. No. Oddio, è ripartito, aia. Mi è successo? Mi ha stordito. Ma sta mangiando. Ok, ho perso la vita, però sono full vita, mo, quindi... Adesso easy win dovrebbe essere. Madonna mia, gli faccio ruggito, non gliene frega niente. Saliamo, devo salire. Non gliene frega niente del mio ruggito, bro. No, mi ha bloccato. Che me. No, non ti scudare, brutto stupido. No. Ok, meno male. Se gli butto il fuoco addosso così, in teoria dovrei farcela. Ho ancora un minuto e 30. Vado. Sta andando bene. Per mi fortuna c'ho ancora un'altra vita. Prende questo! L'ho sconfitto! Oddio! Oddio! Per il boss! Oddio! Devo scegliere la ricompensa. Emerald, zaffiro e rubino. Io vado di Emerald. Tu vai di Emerald, io vado di rubino. Reclama. Semi di mela. Vende. Ma che schifo. Mamma mia. Cioè, mi ha dato i semi di mela. Ma cosa me ne faccio dei semi cacken di mela? Ma che roba è? Mamma mia. Però abbiamo sconfitto un boss e mi sento molto fico. Io mo devo un attimo dare da mangiare al mio bro. Ma scusami un attimo. Come faccio a far venire gli altri droghi? Oh, senti, tu mi stai dando fastidio, eh. Io ne ho quattro, come faccio? Ne ho solo uno qui. Devi andare in i miei draghi. Ok, e poi? E poi scegli il drago. No, non funziona. Easy peasy lemon squeezy. Trabongo. Vai, fallo anche tu, vediamo se esci. Equipaggio, fatto. Ed l'ho portato qui. Ma c'era scritto equipaggio. Ma dimmelo prima, bro. Non l'avevo visto, io cliccavo sopra. Ah, ma sono tutti maschi, volevo pure accoppiarlo. Non ci riesco. Come si esce dalla guild? No, non puoi. Allora, io adesso faccio arrivare un attimo Mr. X e Mr. Y. Oh, devi smetterla. Madre, Mr. Y. Va a vedere. È Grossen. Ma sembra un gallo. Allora, Mr. Y è grosso, Mr. X è veramente minuscolo, cioè. Ma fa schifo questo qua. Ma sei zitto, bro, sei solo invidioso. È terribile. Ma sei solo invidioso, brother. Ma è terribile, ma guarda, una gallina. Ma guarda, bro, adesso gli metto anche cocco. Gli metto il collare rosso, perché lui è mio, è il drago, è fa mio. Max fa schifo. Ma sì, fa schifo. Poi voglio vederlo quando ti distrugge. Dai, vogliamo vedere, facciamo 1v1. No, aspetta, perché il livello 1 è appena nato. Cioè, mi interessa.
Aspetta che questo qua poi inizia a potenziarsi. Che cosa succede? Pensa se io mi potenzio. Ma sei minuscolo, guarda che differenza c'è rispetto al mio. Cioè, intanto sono già a livello 3 e ho fatto un boss da solo. Sembra un uccellino di natura tranquilla. Bene, bene. Quindi prendi in giro Cocotondo, poi vedremo. Senti, il mio è Mister Y. Mamma, che schifo. Basta, mo gli cambio nome perché adesso mi sta simpatico. Lo chiamo simpatico. Bellissimo. Ma non è vero, scusami. Cioè, se uno poi lo vede per strada, uno cosa dice? Ciao, ma tu sei simpatico. Secondo me dice gallina. No, no, tu sei simpatico. Così anche se è antipatico, gli danno tutti quanti del simpatico, vedi? Ma non lo so, secondo me non funziona così, eh. Io penso al bene dei miei figlioletti, al bene per i miei draghetti. Ecco, ecco, bravo, bravo. Io nel mente torno a farmare. Farma tutto quanto, farmami tutto anche a me, vai. Non farmo niente. Io non ho voglia, sinceramente, di farmare, di sparare fuoco qui su queste foglie. Sì, ma io voglio potenziare il mio simpatico. Simpatico deve fightare per potenziarsi. Ah, va bene, allora andiamo a fare qualche cinghialozzo, mi sa. Io vado nel mio plotto. E che devi fare? Vabbè, fammi sapere se puoi buildare qualcosa con i materiali. Infatti è quello che stavo andando a vedere. Vai, 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 vai. No! Ok. Ok, ho preso un bel po' di roba, ora posso scendere. E cerchiamo un po' di animalozzi da ammazzare. Questo l'ha staccionata. Okay. Si può fare effettivamente qualcosa? Ok. Cosa vuol dire ok? Dici, dici. Esprimiti, sì. Esprimiti. Oh yes. Oh yes. Non si può fare proprio niente. Oh, è proprio così che si fa. Cinghiale. Sì. Ma non. Ma non puoi fare niente, Gigino. Mi sa che hai pochissimi materiali. Io te avevo bisogno. No, non ne ho abbastanza. Ma che ci sono materiali rari. Vedi, vuol dire che non hai materiali ma rari. Grazie. Ah, ma per salire di livello devo raggiungere il massimo dell'XP. Oggi ti sei svegliato stupido o fai finta? No, scusa, è che sono al Knight. Max, scusa un attimo. Eh? Perché ho visto una cosa. Posso pescare, bene. Ma come puoi pescare? Ah, easy. Non ti preoccupare, bro. Intanto il mio drago. Pesce. Il mio drago qua. Preso! Il mio drago qui sta continuando. Preso! E io qua sto prendendo un uovo invece, eh? E io sto pescando. Ecco. Ma guarda che i pesci fanno schifo. Anche tua zia. No. Scusa. Ma cosa vuole Fiorello? Rosso, molto bene. Cosa vuole Fiorello che mi manda l'amicizia? Fiorello, non ti voglio. Ma poi uovo delle origini, missione novellino. Grazie. Quindi stai sbloccando roba tu, fetente. Io sto sbloccando roba e mi sto portando avanti. Mica come te che fai il figo in giro pensando di essere già il più forte. Ma io sto farmando, bro. Io sto prendendo l'XP. E tra poco il mio simpaticone salirà di livello. E voglio vedere come diventa grosso. Io appena ho trovato un uovo per terra. Anche io, l'ho anche preso. Arrivi sempre in ritardo, bro. Arrivi sempre in ritardo, bro. Tu ce l'hai in ritardo invece. Ok, allora, sono andando avanti con l'XP. Quindi in teoria, ma scusa, simpatico. Oh, io adesso vado a schiudermi l'uovo nella mia casetta. Ma simpatico. Ma io sono arrivato all'XP e mica mi ha detto di potenziarlo. Ma non sempre ti potenzia quando superi il livello, Ah, ma mi sa che si è potenziato da solo. Lo vedo più grosso e con più vita. Quanto è figo il mio simpaticone. È proprio simpatico. Ma no, ma perché prima era Mister Y, poi si è. Ah, poi adesso ha cambiato nomignolo e è diventato un bro. Si è evoluto, esatto. Io adesso sto prendendo un uovo giallo. Dopo li voglio schiudere tutti nel mio plotto. Io li sto schiudendo adesso. No, non voglio schippare. Aspettiamo. Ho due uova. Anche io. Adesso vado subito nel mio plotto e li faccio nascere. Perché noi siamo qui per dare vita a tanti nuovi draghetti. Per creare la famiglia più bella di tutte. Ma se abbiamo. Cioè, mi sa che abbiamo gli stessi. Non penso. Penso invece proprio di sì. Com'è che si chiama il tuo uovo? Non lo so, un attimo, perché adesso sono arrivato nel mio plotto e diamo subito un'occhiata. Vedi, allora, vedi. Vediamo un po'. Si chiama uovo delle origini e uovo Tix. No, uovo Tix non ce l'ho, io ho due uova delle origini. L'uovo Tix è per i Tix. È per i Tix, l'uovo Tix. Che Tix, ma. No, no, è Tic. Guarda qui che figo. Guarda come sta per schiudersi. Non guardalo, eccolo. Sei. Devi dargli un attimo. Ah, pronto a schiudersi. Oddio. Oh yeah, fatto. Ma è andato?
non lo so. Oh, 2000 monete, mamma mia che bello. Vediamo i miei draghi. Ma non esiste Anok. Ma non è Anok. Anok. Ma non è nato il mio. Il mio sì. Che vabbè, carino Anok. Allora io faccio nascere un uomo delle origini, hai capito quello lì. Aspetta, bello qui. Oh, con... oddio, ho fatto una staccionata. Ma cosa? Ho fatto una staccionata. Adesso incubiamo subito quest'altro. Sì, ma poi lo fanno, Lo bello, guarda Pam. E ho messo la staccionata. Pam. Quante staccionate posso fare? Non tante. Giriamo così. Allora qua si muove e faccio così e sbam. E lo muovo. Sbadabim qua e sbadaboom. Bene. Ho già finito il legno. Vabbè, ma mi sa che qua veramente per costruire qua ci vuole la vita. Sì, non possiamo fare la bel battle. Peccato. Allora io ho fatto. Oh mamma mia, il mio simpaticone si sta un po' sgrignando. Qui posso fare questo? Posso farlo schiudere? Che ma non mancano posso? 20 secondi al mio nuovo drago. Aspetta, io qua devo. Ok, ti metto un attimo qui. Qui c'è l'uovo. Che però l'ho messo ma non... Anok. Ho fatto un casino, mi sa. Ho spostato l'incubatore ma l'uovo è rimasto fluttuante. Quindi aspetta. Si è proprio buggato non tutto. Chiudersi Rocirus. Oddio, Gigino. Ho sbloccato Cocovira. Quindi adesso ho il cocco tondo. Sì, cocco tondo. Eccolo qui. Ho avuto il mio cocco tondo. Godo. Mentre qui posso reclamare un sacco di obiettivi con un sacco di monete. Cosa fai? Oh, che ci fai qua? No! Allora, no, fermo! Tu, io pretendo delle scuse. No. Perché io quando avevo detto che Cocotondo era il migliore, tu mi prendevi in giro e mo godi perché l'hai trovato. Eccolo qui, il mio Cocotondino, guardalo. Il mio è tutto maiuscolo, è più figo del tuo. Ma posso raccoglierlo, guarda, è piccolino. Mancio. Lo tengo in testa e me ne vado. Va bene, ragazzi, io direi che per oggi il video può finire qua. No! Cosa no? No. Come no? Ma non vale, bro. Sì. Non possiamo fare il duello. Vieni con simpatico. Ok, vengo con simpatico. Aspetta, fammi togliere un attimo. Ho declinato un secondo. Fammi fare qua. Vai, fammi tutto. Vai. Aspetta, stai fermo. Vai, attaccami. Attaccami. Sono morto. Attaccami, vai. Dai, sì, adesso sì. Vediamo. Sì, Occo, fai vedere che sei real. Il mio simpatico è il più simpatico. Ma perché non vai indietro? Cosa cavolo hai fatto, bro? Mamma mia, vedo che sei in difficoltà, bomber. Sei un po' in difficoltà per caso, eh? Assolutamente no. Vieni qua e prendi queste fiamme. Prendi queste fiamme. Sì. Il simpatico, cosa ti impari? Lui è il più simpatico di tutti. Sto prendo Brongong. No, non lo voglio, però è minuscolo, dai. Cosa devi fare, Brongong? Nemmeno andarci su. Ma va schifo. Oddio! Ah, simpatico, vieni a dormire. Vabbè, simpatico, fatti un bel pisolino. Guarda, gli metto l'orsacchiotto. Ecco qua, dormi. Benissimo. E ora vi posso salutare. Abbiamo constatato che i draghi più forti ce li ho io. Ci vediamo nel prossimo video. Oh, ti ho battuto. Quindi prima. Prima? Ma prima eravamo all'inizio. Sì, tutto è fuffa. Fuffa culo. Ci vediamo nel prossimo video. E ciao, ragazzi. Bye.